Siamo con Antonio Turri, presidente dell'associazione I cittadini contro le mafie e la corruzione. Siamo a Bracciano. Cosa vi dicono i cittadini sulla sicurezza a Bracciano? Come viene percepita la sicurezza a Bracciano, nelle strade e in generale? I cittadini lamentano a Bracciano, così come in altri centri del paese, in modo particolare concentrandoci su quest'area, su questo territorio, la carenza di servizi. Parliamo dalla sicurezza, quella generica, quella minima che si vede nelle strade, la sicurezza delle strade, lo stato delle strade, la carenza di segnalazioni, dei segnali stradali, un po' una sorta di violazione quasi istituzionale di quello che prevede il regolamento al codice della strada. Abbiamo visto petizioni per quanto riguarda soprattutto, diciamo, gli incidenti stradali, abbiamo visto lamentarsi su alcune situazioni che possono riguardare l'illuminazione stessa notturna delle strade, ma la sicurezza deve essere vista a 360 gradi, e per essere vista a 360 gradi ha bisogno di un indirizzo, diciamo, un indirizzo politico che sembra mancare o che perlomeno è insufficiente. Abbiamo notato, ci hanno fatto notare i cittadini, la dislocazione del cosiddetto servizio di videosorveglianza. Bracciano 2, vediamo telecamere puntate verso terra. Non sappiamo se funzionano nell'arco delle 24 ore, qual è il livello e la capacità di registrazione di queste Ma telecamere. sono state per caso pagate quei soldi dei cittadini? Sono sicuramente soldi di provenienza pubblica. Il servizio di videosorveglianza è essenzialmente un servizio pubblico, certamente non fornito dai privati. E su questo chiediamo chiarezza, cioè i cittadini chiedono chiarezza, chiedono di essere messi a conoscenza. Certo che la situazione economica di difficoltà generale nel paese, in modo particolare nell'area del lago, in settori strategici come quello del turismo o quello del commercio, fanno sì che bisognerebbe aumentare anche i livelli di guardia. I fenomeni come quello dell'usura, del gioco d'azzardo, del traffico delle sostanze stupefacenti, sono fenomeni che riguardano zone e aree in depressione, e Bracciano è un'area in depressione. Leggevamo l'altro giorno di chiusura di attività storiche nel centro storico, basta farsi una passeggiata, vedere i cartelli vendesi, cedesi attività. Ecco, su tutto questo non riusciamo a capire qual è l'indirizzo della politica. La politica su questo ha delle responsabilità. Deve stare un passo avanti, deve prevedere e deve avere strategie di contenimento dei periodi di crisi, ma anche di rilancio dell'economia. Io credo che su questo si sia fortemente in ritardo. La classe politica locale, quella provinciale, soprattutto quella regionale e nazionale, è fortemente in ritardo in aree strategiche del paese come quella dei comuni del lago di Bracciano. Torniamo a parlare di sicurezza sulle strade. Ci sono arrivate segnalazioni da ragazzi che quando escono da scuola hanno difficoltà ad arrivare alla fermata dell'autobus proprio davanti alla Bracciano Ambiente SPA per mancanza di marciapiede, in mancanza di sicurezza proprio sulla strada. Vi abbiamo segnalato appositamente nei giorni scorsi, e so che lei è andata a fare un video, uno dei punti strategici. C'è un'uscita di una scuola, Bracciano 2, ragazzi che quotidianamente attraversano la strada lì nella zona dell'acquedotto romano, dove non ci sono passaggi pedonali previsti dal codice della strada, e dove addirittura la pensilina manca, e dove la fermata dei mezzi pubblici è a ridosso di un guardarai, completamente fuori norma, una situazione completamente di pericolo e fuori norma. Lì noi abbiamo fatto, grazie a voi, alla sua testata, la segnalazione, e speriamo che i competenti uffici comunali agiscano, e se non dovessero agire i competenti uffici comunali, che agiscano le forze dell'ordine e gli uffici competenti preposti per la repressione di
diciamo, anche di fatti che potrebbero costituire violazioni di norme sulla sicurezza stradale e perché no anche di norme penali. Alla stessa fermata dell'autobus, a parte che non si vedono proprio i numeri dell'autobus che passa, quindi lo studente potrebbe non sapere, o la persona che viene per la prima volta a prendere l'autobus da quella fermata non sa quali autobus passano. Lei parlava di pensiline, il comune di Bracciano, come saprà, ha speso migliaia di euro pubblici per un bando che vorrebbe rifare le intere pensiline a, a capolinea, diciamo, degli autobus. Sì, sono emergenze, diciamo, secondarie rispetto alle vere emergenze. Se penso, e l'abbiamo denunziato, e vi invitiamo ad andarla a vedere al canile comunale, quello sulla strada di Castel Giuliano, spesi 270.000 euro, il canile è completamente... Ascolta, torniamo un attimo sulle pensiline, perché lei parlava di mancanza di pensiline a questa fermata dell'autobus, sì, poi davanti alla Bracciano Ambiente. E altre pensiline si dovrebbero rifare. E altre pensiline si dovrebbero rifare, ma sono spese inutili, perché basterebbe ristrutturare quelle esistenti. Anzi, su questo chiediamo come mai non sia stata fatta la manutenzione nel corso di questi anni su quelle esistenti. Ci sono vetri rotti, rimetterle in funzione, rimetterle a posto. Il servizio elettrico lì è garantito da un'illuminazione pubblica, si potrebbe comunque adattare quell'illuminazione alle pensiline esistenti. Certamente le priorità, dicevo, sono altre. C'è una maniera di sprecare il denaro pubblico che è una maniera, diciamo, la palissiana, chiara. Se, le ripeto, la vicenda del canile, e la invito ad andare a filmarlo. Ma quello che non è mai partito. Quello che non è mai partito e che è costato 270.000 euro. Ci sono le relative ordinanze, anche lì chiediamo chiarezza. Sono soldi pubblici, è stato fatto un bando pubblico, è stato fatto un prestito pubblico per assegnare. E basta andare a vedere, non è mai decollato, è in via di disfacimento. E a quanto ci risulta, una persona che ha problemi sicuramente di interesse del competente ufficio comunale sull'assistenza sociale, abita lì e non si capisce a che titolo. Noi abbiamo constatato, c'è una catena, è chiuso, e sta andando tutto in disfacimento. 270.000 euro buttati al vento, gettati al vento, senza nessuna risposta. Non vorremmo che per le pensiline, così come per le rotonde, eccetera, si stia guardando a dei maquillage falsi rispetto alle reali esigenze di una città in difficoltà come Bracciano e di un'area come quella del Braccianese, dell'area del Bracciano, fortemente in difficoltà, diciamo, a livello economico. Su questo la politica deve rendere conto, non soltanto alle associazioni come noi, ma deve rendere conto ai cittadini, perché non è cosa loro, ma Bracciano, questo territorio, è cosa dei cittadini di Bracciano e dei cittadini di questo paese. Altra voce news aveva già avuto segnalazione sul canile, siamo andati a verificare, è tutto quanto in stato di completo abbandono e questa persona che vi abita ha addirittura gli allacci a elettricità, gas e servizi igienici, gli viene ritirata regolarmente la mondezza dalla Bracciano Ambiente e la signora dice che non paga nulla. Su questo la signora sicuramente ha difficoltà, abbiamo avuto anche modo noi di parlarci con l'associazione, di incontrarla, di vedere come può essere assistita. Vive una condizione sicuramente non umana e su questo invitiamo le forze di polizia del territorio, che hanno dei compiti di controllo e vigilanza, a vedere le condizioni, perché quella persona sta lì dentro, avrebbe bisogno di tutt'altro tipo di assistenza. B, vedere qual è la condizione degli animali che vivono lì. Lì, alla luce del sole, ci sono dei cavalli, un cavallo, ci sono dei cani, certo in una condizione non, diciamo, di benessere animale, definiamola così, ma soprattutto la persona, l'essere umano che vive lì dentro. Cavi della luce per terra, e le strutture del canile fatiscenti e cadenti, e su questo bisogna che qualcuno si assuma la responsabilità. C'è un delegato al canile? C'è un sindaco responsabile di questo? C'è una forza di polizia locale che deve controllare? E soprattutto un'autorità giudiziaria che deve vedere, perché noi il vostro video lo manderemo all'autorità giudiziaria, deve vedere l'iter
di concessione di quell'appalto, perché i lavori non sono stati terminati e soprattutto perché quel canile non è mai stato aperto, non è mai stato funzionante. E sapere la Corte dei Conti chiedere conto della spesa di quei 270.000 euro. Questo si deve fare, questo spetta un'associazione che si chiama Cittadini contro le Mafie e la Corruzione. Su questo invitiamo il delegato del comune di Bracciano, il delegato all'anticorruzione, cioè di vedere, di andare a scavare. Questo è il compito di quegli uffici, non deve essere il compito soltanto dei cittadini. A noi spetta un compito generale di vigilanza e di controllo democratico. Alle strutture di polizia del territorio, alla magistratura, spetta vedere se non sono state eseguite e rispettate le norme di legge sugli appalti, sulla concessione. Bisogna vedere, c'erano soldi della regione, c'erano soldi di alcuni ministeri. La regione Lazio e i ministeri interessati che hanno finanziato quell'opera hanno controllato se quell'opera è entrata in funzione o no? Quell'opera non è entrata in funzione, è lì sotto gli occhi di tutti, passano consiglieri comunali lì, passano rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione sulla strada che da Bracciano porta a Castel Giuliano, nessuno si accorge di nulla. Ci scusi, tra l'altro quel canile si trova davanti al poligono di tiro, quindi i militari passano in continuazione, sì, anche per fare esercitazioni con i carri armati. Si corre il rischio di diventare un po' meridione, no? Sì. Dove tutti vedono tutti e nessuno sa niente. No, ma noi ci domandiamo se è vero che la signora, con tutta la solidarietà che gli possiamo dare ovviamente, ha acqua, luce, gas e servizio di nettezza urbana, che non paga, è un danno erariale? Ma non chi lo paga? Lo paghiamo noi cittadini? A livello umano credo che sia anche possibile. La cosa che suona veramente come uno schiaffo alla legalità, al senso di legalità che dovrebbero avere le istituzioni, è che quella è una struttura pubblica. La signora, lei l'ha visto prima, ha le chiavi, ha un cancello, ha messo un lucchetto, entra lì dentro. Una signora che ha probabili anche problemi di carattere psicologico o psichiatrico, che ha le chiavi, entra e esce, l'abbiamo visto il pullman di servizio pubblico fermarsi lì davanti, farla scendere, la signora apre con delle chiavi ed entra in una struttura pubblica e dorme in una struttura che non è abilitata ad essere classificata come alloggio. C'erano anche segnali di tassate. Sì, i pubblici ufficiali di questo comune, domanda, che fanno? Che controlli eseguono? Cioè non è una struttura invisibile, è su una pubblica via, ci sono associazioni che hanno in gestione a fianco delle strutture sempre pubbliche, nessuno vede niente. Bracciano come Corleone? Corleone ha fatto passi avanti, invitiamo Bracciano a fare altri passi avanti. Ci associamo ovviamente alla sua richiesta e andremo a sentire anche le istituzioni, in particolare chi ha la delega sul canile e sugli affari sociali, per vedere se sono al corrente della situazione. Il sindaco sicuramente non può non sapere. Ma io questo non lo so se sanno o non sanno, io invito gli uffici competenti dello Stato a controllare. Cioè lì sono stati spesi, ci sono le determine, 270.000 euro. È stato aperto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti che probabilmente i cittadini di Bracciano stanno ancora pagando. Lei era partito da rimodulare le deleghe, bisogna rimodulare i fatti, non le deleghe. I fatti sono questi a Bracciano e noi li denunziamo. E chi deve intervenire deve intervenire, altrimenti denunzieremo chi non interviene. Cioè la logica della democrazia è questa, è quella del controllo diretto anche dei cittadini. Invitiamo l'opposizione alla maggioranza a fare appieno la sua parte, invitiamo i partiti politici e i movimenti di Bracciano, le associazioni a fare la loro parte. Non chiacchiere, bisogna fare la loro parte. Fare la loro parte vuol dire invitare le istituzioni preposte, forze dell'ordine, assessorati, istituzioni, la Regione Lazio, i ministeri che hanno speso quei soldi, ad eseguire gli iter che sono previsti dopo aver finanziato le opere, cioè a vedere se le opere sono state completate. E lì è palese che le opere non solo non sono state completate, ma vengono utilizzate in una situazione di pericolo complessivo
come avevamo denunciato per il dearsenificatore, portandolo lì sul luogo, vengono messi in una situazione di, viene a creare una situazione di pericolo e di mancata sicurezza. Per quello leggo la vicenda del canile alla vicenda del dearsenificatore, alla vicenda del canile, alla vicenda anche delle violazioni urbanistiche che vi abbiamo segnalato a ridosso dell'area di riserva venatoria di Bracciano. Ecco, su tutto questo io credo che siano risposte noi, io credo per conto dell'associazione, dando voce ai cittadini, perché certo ci sono cittadini, decine e decine di cittadini di Bracciano che non ne possono più e che ci segnalano questo, così come ce le segnalano in altre città d'Italia. Però non vogliamo, come si dice, non ci sentiamo di dare giudizi su nessuno, ma invitiamo chi ha il potere di amministrare la cosa pubblica di fare appieno il proprio lavoro e se non è capace si mette da parte. Sì, scusi, ma è normale che dopo 24 ore della nostra videodenuncia su un impianto di dearsenificazione lasciato in balia di se stesso, lasciato in balia di possibili persone che potrebbero venire a inquinare l'acqua che è un bene comune, è un bene che di cui il sindaco deve essere tutore, visto che è la massima autorità sanitaria locale, siamo tornati sul posto, nulla è cambiato, né di sorveglianza né di protezione. Vede Pagnichi, no? Pagnichi che sta diventando lei, Pagnichi per l'arroganza del potere, definito Pagnichi. Noi possiamo dire cittadini contro le mafie chi o Antonio Turri chi, eccetera. Noi diciamo amministratori chi. Cioè, se non siete capaci, mettetevi da parte. Quella situazione, una situazione che è stata denunciata nei mesi scorsi, dal circolo locale dei cittadini contro le mafie e la corruzione di Bracciano, con la vicenda dei famosi sacchi. La situazione è cambiata relativamente. Se il potere si abitua ad essere arrogante, e se io lo dico qui pubblicamente, se la Procura della Repubblica di Civitavecchia non fa una capatina qui e viene a vedere quello che succede, c'è il pericolo che il potere possa diventare assoluto. Mi scusi, ma se qualche... Allora, questa è la mancanza di democrazia. Bisogna ristabilire i criteri della democrazia. Quando abbiamo denunziato alla sua testata giornalistica che la vicenda dell'acqua d'Arsenico non è una vicenda di partito, del signorotto di partito, ma è una vicenda della pubblica amministrazione, aspettiamo ancora i dati ufficiali della pubblica amministrazione, ma non dati così, sta tutto a posto, non a posto. Devono spiegare ai cittadini quali sono i livelli e quali sono i possibili rischi legati a quei livelli e quali sono le differenze tra i livelli di arsenico, solfuri, eccetera, e altri inquinanti nell'acqua. Devono spiegare perché il dearsenificatore non è bastato ed è servita poi la membrana di osmosi, perché serve scavare altri pozzi. Devono giustificare le loro azioni nei confronti dei cittadini. Amministrano denaro pubblico, non amministrano i soldi del partito o i soldi dell'opposizione. Ecco, io credo che sia questo il senso, cioè dover rendere conto ai cittadini. Scusa, dottor Turri, ma se i cittadini, se dei bambini, visto che quella strada è in zona di riserva di caccia, quindi passano cacciatori, i cacciatori potrebbero andarsi a fare una scampagnata con i bambini, dei bambini potrebbero entrare, arrivare a ridosso del significatore, trovare delle palline bianche per terra, scambiarle per caramelle e mettersele in bocca, oppure potrebbero cadere all'interno di tombini che sono aperti. Su questo ho risposto, lì c'è. Ci sono corpi di polizia regionali, corpi di polizia provinciali, corpi di polizia comunale e corpi di polizia nazionale. Questi controlli spettano a loro. Per la polizia ci passa, non, guardia caccia. Non può essere un invito solo agli amministratori a fare il loro dovere e ad essere responsabili. È un invito anche alle forze dell'ordine a non girare gli occhi dall'altra parte. Cioè, se si passa su una strada comunale e si vede l'impianto di un'opera di urbanizzazione come un parcheggio in fase di realizzazione,
dove addirittura si cementano gli alberi, il bordo inferiore degli alberi è stato cementato, non c'è nessun cartello di autorizzazione comunale, autorizzazione allo scavo, cioè, e lì saranno passati, no? I controlli, se ci sono forze di polizia, e nessuno si domanda che sta succedendo. Lavori pubblici o privati? Lavori pubblici o privati che siano, devono essere autorizzati, devono avere un direttore dei lavori, devono avere un progettista, devono avere un DURC, un documento sulla regolarità contributiva di chi ha seguito quell'opera, e stiamo lì, stiamo a ridosso del dearsenificatore. Si può continuare a far finta di niente? Pretenderemo nei prossimi giorni, chiederemo un incontro con il comandante provinciale qui delle forze di polizia principali per chiedere conto di questa situazione. Nella stessa area noi abbiamo visto anche molti rifiuti, tra cui plastica abbandonata a se stessa, quasi interrata, possibile che nessuno la veda? È un nuovo modo di fare raccolta differenziata, mi passi la battuta, cioè un nuovo modo di non vedere. Sulla strada che va da Castel Giuliano a Bracciano, lei sì, sempre dove sta il canile. Lei l'ha visto? Sacchetti lungo le scoline delle strade, lungo i camminamenti, si fa finta di niente, si fa finta di non vedere. È dovuta sì all'inciviltà di alcuni cittadini, ne siamo consapevoli, ma è anche dovuta al fatto che siamo in un paese dove non c'è un cestino per la raccolta dei rifiuti. Io vedo qui, girando per Bracciano 2, vedo per girando il centro, se uno ha un pacchetto di sigarette da gettare, mica può portarsela a casa o deve portarsela a casa, pensare alla raccolta differenziata. Cioè, se uno cambia le pile alla macchinetta fotografica, non ci sono tutti questi contenitori. Io penso qui nei quartieri nuovi, ma penso anche alle altre realtà, nel Lungolago, eccetera. Allora la raccolta diventa una raccolta differenziata così spinta, anche abbastanza, se vogliamo, che ha del comico. Basta andarsene lungo le strade qui che costeggiano il liceo scientifico, la piscina, eccetera. Beh, lì abbiamo anche alberi caduti, rami caduti. Sì, alberi caduti. Penso al modo di concepire il verde pubblico fino adesso. Si passano e si vedono lungo il tratto che da Bracciano va a Manziana, li ho contati. Sono oltre 15 alberi secolari, credo querce, tagliate dalla base, e non ho visto nessuna segnalazione, cioè non ho visto un divieto, una contestazione scritta, niente. Si va avanti in una sorta di anarchia generale, e io credo che su questo bisogna fare le dovute considerazioni. Le stesse querce tagliate le abbiamo viste anche nella zona del dearsenificatore, sì, che erano giovani e non malate, almeno così sembravano all'apparenza. Ma torniamo ai rifiuti. Lei ci ha parlato di raccolta differenziata spinta. La raccolta differenziata spinta finisce alla discarica di Cupinoro, e lei sa bene che l'avvocato Marcello Marchese, amministratore unico di Bracciano Ambiente, ha comunicato alla Prefettura, alla Regione Lazio e a tutti i comuni conferenti che se non viene rinnovata l'AIA sul vecchio invaso e se non viene concessa l'autorizzazione a Vaira 1, quindi ad un allargamento della discarica di Cupinoro, e dopo il 31 di gennaio, quindi fra 3 giorni, i comuni non potranno più conferire rifiuti a Cupinoro. Il sindaco anni fa aveva dichiarato di voler chiudere Cupinoro perché era in esaurimento, oggi da una parte chiede l'allargamento, da quell'altra ne chiede la chiusura. E l'assessore Michele Civita alla Regione Lazio ha dichiarato all'ultimo consiglio regionale sui rifiuti che è necessario allargare Cupinoro almeno per quanto basta per inserirvi un impianto di trattamento meccanico biologico con biogas. Cosa ne pensa? Siamo al vorrei ma non posso, siamo al chiacchiericcio istituzionale, siamo alla confusione istituzionale. Il sistema di discarica è un sistema superato in tutta Europa, cioè l'Europa, i paesi cosiddetti avanzati europei hanno altri sistemi di smaltimento dei rifiuti. Sappiamo dei ritardi che ci sono in questi paesi e dell'inconcludenza della politica, perché poi ci sono delle responsabilità,
non è stato, non sono responsabilità divine il fatto che le discariche siano operanti, la vicenda dei Cerroni arrestati, la vicenda del malcostume e della corruzione che segue in tutto lo stivale, in tutto il paese, il sistema rifiuti. Ecco, su questo c'è bisogno di fare chiarezza. La discarica, il post mortem della discarica va programmato dalla politica, se ne è capace. Mi scusi, il post gestione, perché il fondo post mortem potrebbe addirittura essere bevuto o mangiato da qualcuno, perfetto, qualora la Braccia d'Ambiente dichiarasse bancarotta, perfetto, visto che non è SPA. E qui volevo arrivare. Il fallimento totale della gestione c'è già stato. Nel momento in cui si licenziano oltre 20 persone, cioè si licenzia una parte consistente del personale, cioè di chi per una vita ha lavorato in un'azienda, c'è il fallimento di un'azienda. L'unico problema è che quell'azienda è un'azienda a totale partecipazione dell'ente locale, del comune di Bracciano, e anche qui c'è bisogno che qualcuno se ne assuma la responsabilità. Ma scusi, sono state date 5 deleghe alla Bracciano Ambiente, che senso avrebbe dare 5 deleghe se la si vuole chiudere? Infatti per quello te le sto dicendo, che non c'è chiarezza, non c'è chiarezza, e c'è se me lo consente, una maniera totalmente errata di affrontare il problema. Ah, la regione deve dire quello che vuole fare in maniera chiara, e non è stato detto in maniera chiara, perché Civita parla, sembra a titolo personale, ma non ci sono deliberati di fatto, e non è che decide Civita, l'assessore regionale, decide la giunta nella sua interezza, e alcune decisioni passano per la maggioranza del consiglio, almeno regionale. B, c'è un'altra carenza. Qual è la posizione del presidente della giunta regionale del Lazio? Cioè l'immaginifico Zingaretti su questo la dice qual è la sua posizione, qual è l'indirizzo dell'ufficio di presidenza della regione Lazio sul tema di scariche, non soltanto Bracciano, penso a Borgo Montello a Latina, ma penso alla vicenda più generale dei rifiuti della capitale. Cioè nessuno sa attualmente come vengono effettivamente smaltiti i rifiuti della capitale. Io lo domando a lei, lei fa il giornalista, conosce bene adesso dove vanno a finire i rifiuti della capitale? Credo che sia difficile, cioè risalire, cioè, c'è quasi una sorta di mistero, no? Un mister in monnezza. Ma Roma è capitale d'Italia e l'Italia fa parte della comunità europea, quindi non è un problema solo locale, perfetto, da paese del terzo mondo. Le vicende degli arresti, le vicende dei regali, dei principi dell'immondizia ai vari sindaci, eccetera, la dice lunga quanto il settore è inquinato, anche da possibili situazioni di corruttela, di corruzione, di mala politica e di malaffare. Ecco, su questo la chiarezza e la trasparenza e l'uscire fuori dalla ridda delle voci è essenziale. Ah, noi siamo contrari a qualsiasi allargamento, ma i cittadini lo sono, della discarica. B, siamo contrari alla realizzazione sui terreni limitrofi di impianti industriali per il trattamento dei rifiuti, biodinamici o biologici, eccetera, sono soltanto stupidaggini, cioè un impianto di rifiuti, un impianto di gassificazione dei rifiuti, cioè, sono soltanto situazioni di forte inquinamento in un'area che è già devastata. E l'ultima per chiudere è quella di conoscere lo stato delle acque sottostanti, cioè lo stato effettivo dell'inquinamento dell'area e dell'inquinamento dell'intero comprensorio, non soltanto di Bracciano, ma che da Bracciano arriva a Cerveteri e giù fino al mare. Ecco, io credo che sia questo, e anche qui chiamiamo la politica e le istituzioni tutte, da quelle delle forze di polizia alla magistratura, ad assumersi le responsabilità e ad effettuare e ad praticare i compiti a cui la legge li ha demandati. La ringraziamo per il tempo che ci ha concesso e auspichiamo che le autorità competenti intervengano insieme a controlli da parte dei ministeri, dei NOE e magari della Procura della Repubblica di Civitavecchia. Grazie a voi. Grazie.